Qual è la sua posizione in quanto amministratore nei confronti della questione delle centraline e qual è la sua posizione generale, quindi non solamente riguardo al territorio da lei amministrato? Come amministratore ed anche comunque in generale la mia posizione è questa, ritengo inaccettabile che un amministratore che è responsabile e garante del proprio territorio e del futuro del proprio territorio non abbia la possibilità di esprimersi, di dare il proprio parere e comunque al di là di tutto penso che sia necessario un passo oltre per quanto riguarda l'opportunità non solo economica ma etica per quanto riguarda appunto il discorso delle micro centraline dello sfruttamento idroelettrico in generale. Allora, Sindaco Massaro, la domanda è telegrafica, anche se potrebbe prevedere una risposta lunghissima, qual è la sua posizione sulla costruzione di nuove centraline? Ma direi che è molto semplice la risposta, la mia posizione non è né contraria pregiudizialmente né favorevole pregiudizialmente, semplicemente io dico che come per ogni opera pubblica oppure che insiste sul terreno pubblico deve essere valutata attentamente il buon senso dell'opera, cioè fare una valutazione sul costo e sul beneficio. Quando parlo di costo e beneficio non sto parlando di soldi, sto parlando certo anche dell'elemento economico ma soprattutto dell'elemento sociale, ambientale, storico, architettonico eccetera. Fatta questa premessa, io credo che la questione centrale, politicamente più rilevante, sia il fatto che oggi le amministrazioni comunali non hanno diritto sostanzialmente ad avere l'ultima parola, a decidere quindi se una certa opera si può fare o non fare. Tutto è in mano ai tecnici ed è in mano ai tecnici di enti che peraltro non hanno una diretta competenza rispetto alle zone dove vengono create le centraline. Quindi la battaglia politica secondo me deve essere quella di restituire ai comuni la facoltà di decidere. Poi i comuni decideranno e gli elettori ovviamente appoggeranno o bastoneranno coloro che sono assunti la responsabilità di decidere. E rispetto alla contrarietà espressa da una cospicua parte del territorio che si è manifestata anche nel sopralluogo di Limana e alle reazioni previste per il sopralluogo del 12, quindi parlo del dispiegamento straordinario di forze dell'ordine che è stato previsto, qual è la sua opinione in merito? Io penso semplicemente questo, che sia giusto, utile manifestare il dissenso rispetto a una situazione che sicuramente è fuori controllo dal punto di vista normativo. Credo che sarebbe più opportuno farlo in occasione anche diverso rispetto al 12. Credo che il 12 noi come amministrazione comunale e quindi come cittadini abbiamo veramente bisogno di fare il sopralluogo. Abbiamo bisogno cioè di dimostrare, di spiegare molto bene e molto approfonditamente ai tecnici che devono venire a valutare la follia di questo intervento. Per farlo abbiamo necessità di fare il sopralluogo però, perché non svolgere il sopralluogo non necessariamente rappresenta un punto a favore. Questo almeno sotto il profilo ovviamente di tipo prettamente procedurale. Però ricordiamoci che la procedura di rilascio di questo tipo di concessioni è una procedura esclusivamente tecnica e non politica. Riccardo Masocca, attivista bellunese trapiantato a Roma, ti stai occupando in questo momento della mappatura dei conflitti ambientali in Italia. Puoi spiegarci il senso del tuo lavoro anche in relazione alla serata di Acqua Bene Comune di questa sera? Sì, allora il progetto della mappatura dei conflitti ambientali tramite l'Atlante italiano dei conflitti ambientali nasce su una spinta dei movimenti che ci sono stati negli ultimi anni ambientalisti contro alcune opere o alcune situazioni inutili, tra cui, non so, si potrebbe vedere tipo le no grandi opere come le no grandi navi qui in Veneto oppure la Orte Mestre o ad esempio, proprio per rimanere in tema della serata, quella che è stata la battaglia della Valle del Mis. Tutta questa cosa nasce perché sostanzialmente l'idea era quello di costruire uno strumento che fosse sia di ricerca che allo stesso tempo desse la possibilità ai comitati di mettersi in rete e di avere la possibilità di, da una parte, costruire anche un bagaglio tecnico, legale, insomma anche più capace di essere più preciso su alcune questioni più specifiche, dall'altra invece costruire anche appunto una relazione tra quelle che sono battaglie comuni, simili o comunque parlano degli stessi ambiti all'interno di quello che è un panorama di comunque conflitto diffuso sulle tematiche ambientali chiaramente in Italia ma anche poi nel mondo. Questo più o meno è il senso di quello che ha voluto rappresentare questo progetto iniziato l'anno scorso tra l'altro in questo periodo proprio nel momento in cui il governo italiano stava cercando di approvare e poi ha approvato la legge Sblocca Italia, che è una cosa che sostanzialmente mette, oltre che a dura prova tutto quello che è l'ecosistema italiano, mette anche in grossa difficoltà diciamo alcuni comitati che da anni magari si stavano sviluppando su alcune tematiche come ad esempio le energie fossili oppure alcune specie di rinnovabili in particolare,
fare, e da quel momento lì hanno avuto un'accelerazione, a parte le politiche aggressive del governo, sulla costruzione di un meccanismo e un modello di produzione dell'energia che è completamente obsoleto e assolutamente retrogrado. E in riferimento agli ultimi anni, e mi riferisco in particolare alla battaglia referendaria sull'acqua, qual è la situazione oggi, tu che sei a conoscenza della reale situazione? Allora, ci sono state due situazioni molto positive, anche se non ancora concluse, che sono state due battaglie di ripubblicizzazione del servizio idrico, una a Reggio Emilia, che tra l'altro è la città che ha avuto la più alta percentuale di votanti al referendum, e l'altra nel comune di Napoli. E poi in realtà, dal punto di vista, cioè, anche queste situazioni sono state messe in difficoltà dallo Sblocca Italia, perché ha costituito un meccanismo dove non è più possibile scorporare il servizio idrico dall'altra gestione dei servizi, e quindi di conseguenza non è più possibile ripubblicizzare questa cosa. Mentre dal punto di vista invece della gestione delle risorse idriche, vediamo come qua nel Bellunese le centraline siano una questione all'ordine del giorno, e come anche se c'è stato un buon episodio in cui ne è stata fermata una, ripeto, la Valle del Mis, tante altre sono le possibilità di concessione, e ci deve essere un movimento che continui a sviluppare questa critica e a concludere questa magagna una volta per tutte.